Ancora un appuntamento con Trieste Trasporti in contatto. Siamo in compagnia di Michele Scozzai, che è il responsabile dell'ufficio relazioni esterne di Trieste Trasporti, punto, perché sennò dopo devo mettere qualcosa su Facebook. Grazie Michele per essere Grazie a voi tornato e a buonasera. trovarci. Allora, abbiamo alcuni argomenti di cui parlare. Sono argomenti molto, verrebbe da dire, molto pratici, no? Operativi, dice Operativi. comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio. Intanto, ecco, c'è un dato che forse molti non tengono sufficientemente di conto, che è non tanto il ruolo, quanto la... sì, insomma, il ruolo, comunque anche che cos'è il controllore, che si chiama, mi pare adesso, verificatore, Si chiama eccetera. Però, cioè, verificatore, in azienda si chiama assistente alla ecco, clientela, non è in uno che sta là... realtà. No, è un pubblico ufficiale, è un pubblico ufficiale di oggi la notizia riportata da Trieste prima. È successo ieri che un cliente a bordo abbia convalidato il biglietto solo alla bissa, alla salita del controllore. Questo naturalmente è irregolare, perché se non fosse Insomma. salito il controllore naturalmente non avrebbe convalidato il biglietto. È stato sanzionato, non ha voluto dare le generalità al nostro verificatore. Intervenuta una pattuglia della polizia e naturalmente è stato denunciato. Il controllore, in quanto pubblico ufficiale, naturalmente è autorizzato a chiedere i documenti e naturalmente la persona è tenuta a identificarsi, e la persona che viene sanzionata è tenuta a identificarsi e ovviamente non dare le proprie generalità a un pubblico ufficiale oppure dare generalità false, naturalmente è un reato penalmente perseguibile. Questo spesso non si sa, viene in qualche modo Sì, sottovalutato. certo. Sì. Viene ignorato. Purtroppo i casi sono abbastanza frequenti, devo dire, di interventi delle forze dell'ordine che vengono allertate naturalmente dal verificatore, poi dalla nostra sala operativa. Sono abbastanza frequenti e tutto sommato per 1,25 euro di biglietto, voglio dire, o per 70 euro di sanzioni, voglio dire, può capitare anche di dimenticarsi di. Francamente, andare incontro, rischiare una denuncia penale, francamente, sì, non credo che ne Sì, valga la ma pena, è no? proprio anche ridicolo sotto certi aspetti. Laddove il mancato, come si dice, essere senza, insomma, viaggiare senza biglietto è immagino sia come dire, come si dice, non la frazione. Ciao, boh, si vede che siamo Sei stanchi. stanco, dai. Sì, diciamo che non c'è solo quello, immagino. Che sanziona un controllore, no? Non è soltanto Non è soltanto la mancanza di ecco. biglietto, no, no, assolutamente. La mancanza del titolo di viaggio naturalmente è la sanzione più comune, naturalmente è più frequente, ma tutte le violazioni al La regolamento, violazione, la ecco il termine che mi violazione, sì, veniva la in mente. violazione al regolamento di vettura naturalmente è sanzionabile a partire da 35 euro, se non sbaglio, è sanzionabile, ma banalmente, no, non ci si fa caso e naturalmente non si sanzionano Sì, queste perché cose, ma capisco. anche la salita o la discesa dalla porta sbagliata di fatto è sanzionabile a norma di Anche regolamento. perché io dico sempre, ci sarà un motivo se si sale solo da una parte e se si scende solo dall'altra. Io non vado a questionarlo, però il motivo c'è, quindi voglio Assolutamente, perché bisogna fare sta abbiamo roba. parlato di animali la scorsa settimana, no? Quindi Certo. sono tutte cose, tutte piccole violazioni possibili che E vale abbiamo. ancora la questione, che ne so, di valigie, trolley o cose di Vale questo genere? Io mi ancora. ricordo, no? Nei vecchi Sì. autobus c'era anche disegnata Sì, sulla... Ti è ricordi vero, sul... sì, come no, come no. Allora, vale ancora, bisogna dire che sono un po' anacronistiche le dimensioni, perché se si pensa allo studente, ma anche lo studente, voglio dire, di liceo, di scuola Sì, è superiore, no, ormai... ormai no, le dimensioni della cartella è senz'altro superiore, no? Quindi in realtà non vengono sanzionati, a meno che ovviamente, Sì, ecco, uno no, se sì, porta ecco, no, Drion... ci sono stati casi di trasporti di materiale, ma addirittura di materiale edilizio, ricordo. È successo di recente, quello è stato un caso. Sì, ma insomma, stiamo ripensando, devo dire, da qualche mese stiamo ripensando alle dimensioni dei bagagli, cioè provare a ripensare una norma diversa per immaginare le dimensioni dei bagagli. Questa è una mia curiosità, mi viene in mente adesso e quindi non c'è invece una sorta di, come si potrebbe, cioè, credo che c'è una sorta di codice morale, nel senso se uno comincia a fare il matto in autobus, però uno può andare vestito in, cioè,
Beh, anche questo, allora, il regolamento di vettura, che per carità, il regolamento di servizio, tu come tutti i regolamenti di servizio che saranno modificati dal prossimo anno con l'entrata in servizio dell'operatore del gestore unico regionale, risente un po' dell'età naturalmente, quindi effettivamente il vecchio, che è ancora in corso, il vecchio regolamento di vettura prevede che con abbigliamento indecente non si possa salire in vettura e che quindi anche l'abbigliamento indecente quindi, possa essere sanzionato. D'accordo anche poi è ovvio che questo non accade, certo. Questo non accade, insomma è una norma un po' anacronistica che sicuramente sarà rivista, senz'altro sarà modificata in qualche modo. Quando lo modificate questo? Senz'altro il regolamento sarà riscritto con l'ingresso in servizio del gestore unico regionale. Sappiamo che adesso siamo purtroppo di nuovo sotto ricorso, saremmo dovuti partire con il 1 gennaio 2019, in realtà c'è stato un nuovo ricorso dopo l'aggiudicazione definitiva naturalmente del gestore unico di cui anche Trieste Trasporti fa parte, c'è stato un nuovo ricorso da parte di Bus Italia, che è la società di Ferrovie dello Stato, che è arrivata seconda nella gara decennale, un nuovo ricorso Consiglio di Stato che verrà discusso verosimilmente prima di Natale, quindi vediamo. Verosimilmente prima della primavera del prossimo anno, a questo punto temo che non ci sono i tempi tecnici. Sotto certi aspetti non si può non dar ragione al sindaco di piazza quando, non so, credo un mesetto fa circa, disse, cioè, non è che sia possibile, ogni appalto c'è qualcuno che fa ricorso, insomma è un po' così. Siamo dal 2014 che andiamo avanti con forza di ricorsi, la gara è già stata annullata una volta, è stata rifatta una seconda volta, siamo al terzo ricorso peraltro, perché è già stato fatto un primo ricorso al TAR, un secondo ricorso al Consiglio di Stato, questa è una revocazione, quindi è un ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato che già ci aveva dato ragione. È l'ultimo o poi io non sapevo neppure che esistesse la revocazione, spero, immagino che se no andrete a forum. Arriveremo a forum, tutto sommato in mezz'ora in TV si risolve almeno, tutto. Almeno quello è. Ci sono altre cose di cui occuparci. Prima di dare delle indicazioni per i prossimi giorni in occasione della notte dei saldi, io direi però di parlare del mobile ticketing. Infatti. Che io adopero, devo dire la verità, ed è molto semplice, se ci riesco io, significa veramente... Allora, è successo che nei giorni scorsi la Regione ha disposto l'equiparazione della tariffa del biglietto orario da 60 minuti alla tariffa ordinaria del biglietto cartaceo, per intendersi quello che si acquista nelle edicole, nelle tabaccherie. Antefatto, facciamo un passo indietro, il servizio di mobile ticketing è stato immaginato, concepito circa 3 anni fa più o meno, è stato progettato circa 3 anni fa e nella fase sperimentale le quattro aziende regionali avevano condiviso con la Regione l'idea, l'opportunità di promuovere la sperimentazione, il lancio del servizio con una tariffa per il biglietto orario da 60 minuti leggermente superiore alla tariffa del biglietto ordinario cartaceo. Motivazioni, senz'altro discutibile, una scelta senz'altro discutibile, però bisogna dire che anche in qualche modo risente di un atteggiamento molto italiano, direi, nei confronti dell'innovazione, no? Sì. Dell'innovazione, del cambiamento. No? Probabilmente all'epoca, quando si introdusse per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia, quando si pensò per la prima volta a una bigliettazione elettronica, probabilmente ci si chiese tra regione e aziende, io ancora non c'ero all'epoca, ci si chiese ma funzionerà questo servizio? Sì, sì. No? E quindi probabilmente si immaginò che con quei 25 centesimi in più si potesse coprire il costo, non dell'investimento, ma quasi fosse un rischio. No? Poi in realtà già alla fine dello scorso anno Trieste Trasporti ha comunicato alla Regione che, per quanto ci riguarda, naturalmente, attenzione, le tariffe sono regionali, quindi non è che si possono modificare a Trieste e non modificare a Udine, o Pordenone o Gorizia. Noi abbiamo comunicato alla Regione che, per quanto ci riguardava, si riteneva concluso il periodo sperimentale e quindi la tariffa della bigliettazione elettronica poteva essere equiparata a quella cartacea. È iniziata a quel punto una condivisione, naturalmente una valutazione tra la Regione e le aziende e 2 settimane fa si è arrivati a una delibera della Regione che ha disposto l'abbassamento della tariffa, appunto, del biglietto orario da 60 minuti dal 1 luglio per i biglietti acquistati con carta di credito,
attraverso l'app. Ah, okay. Quindi per i biglietti acquistati con carta di credito attraverso l'app dal 1 luglio costa 1,25 euro. Per i biglietti invece acquistati con credito telefonico, quindi con SMS oppure con credito telefonico attraverso l'app, perché l'app dà due possibilità. Sì. Si può pagare sia attraverso carta di credito e sia attraverso credito telefonico, e invece per i pagamenti con credito telefonico si parte dal 1 agosto, la tariffa si abbassa dal 1 agosto. Si abbassa dal 1 agosto perché semplicemente perché c'è bisogno di qualche settimana in più per interfacciarsi con gli operatori telefonici, con TIM, con Vodafone e con Wind, perché la tariffa deve essere recepita anche dagli operatori telefonici. Non mi ricordo se attraverso il sito, cioè attraverso l'app, si possono comprare anche degli abbonamenti? No, non è allora, possibile ancora. No. Allora, attraverso l'app non si possono acquistare abbonamenti, attraverso il sito si possono acquistare abbonamenti, il sito è webticketing.triestetrasporti.it. Però poi devi andarli a prendere. No, assolutamente, bisogna avere il tesserino. Okay. Il tesserino con carta di credito, okay. Si inserisce il numero del proprio tesserino, il proprio nome. Ah, ho capito. E l'abbonamento, tra l'altro, lo si acquista col 5% di sconto rispetto all'acquisto in edicola o in biglietteria di Triste Trasporti. E l'abbonamento arriva con un PDF. Cioè ti arriva nella comunque casella di posta elettronica, sì, ah, okay, arriva un PDF, okay. Che bisogna stamparlo, attenzione, c'è stata una segnalazione, una lamentela, una piccola lamentela di un utente con cui tra l'altro ci siamo confrontati, insomma, molto una signora molto carina, insomma, che riteneva che fosse sufficiente avere il PDF, sì, come... del biglietto sullo smartphone. In realtà purtroppo in questo momento, nonostante sul PDF ci sia anche un QR code, ecco. Nonostante quello, al momento la norma prevede che sia necessario stamparlo, e sostanzialmente lo si tiene, insomma, è una stampa, è grande come un abbonamento, sì, sì, che quindi si acquista in edicola, insomma, in portafoglio, c'è già il proprio nome, e va sempre accompagnato, attenzione, con il tesserino di identità. Tutti gli abbonamenti vanno sempre accompagnati col tesserino di identità. Già che ci siamo, se possiamo dare anche un'indicazione come su no. Quello che è il numero di telefono attraverso cui acquistare i biglietti via SMS, sì. Si manda un SMS al 4850 850 con la scritta TST per un biglietto orario e TSTG per un biglietto giornaliero, che vale fino alle 24 del giorno di emissione. Attenzione, non vale 24 ore, ma vale fino alla mezzanotte del giorno di emissione. Poi fra l'altro, se uno già ha fatto questo tipo di cose, poi credo che lo trovi anche automaticamente all'interno del suo cellulare, la scritta eccetera. Ah beh, sì, se uno acquista per consuetudine, sì, senz'altro. Tra l'altro, se posso dare due dati, no? Mentre per la carta di credito abbiamo fatto in tutto il 2017, il servizio è partito all'inizio del 2017, in tutto il 2017 con la carta di credito sono stati acquistati 10.000 biglietti e solo nei primi sei mesi del 2018 siamo già oltre i 10.000. Perché è anche comodo adesso. Mentre con SMS, con la carta di credito è un po' più laborioso, perché ci si deve registrare con la carta di credito, quindi magari un po' più, ma con l'SMS è molto più semplice, molto più automatico. Con l'SMS siamo partiti nei 12 mesi dell'anno scorso con 35.000 biglietti, nei primi sei mesi di quest'anno siamo già a 50.000, quindi con una crescita del 180%, una crescita veramente importante. Sbaglio, ne compro due invece di però no, è molto semplice. Per dire questo, tutti i timori che probabilmente si avevano, no, qualche anno fa, ma funzionerà o non funzionerà questo servizio, ebbene, erano timori completamente infondati, e anche il timore che Trieste fosse una città troppo anziana, no? È indubitabilmente alta, però evidentemente ci sono tanti clienti che, nonostante fino ad oggi il prezzo del biglietto fosse stato un po' superiore, no, alla tariffa ordinaria, nonostante questo è un servizio che va, ripeto, molto. Non lo dico perché è molto semplice da fare. Allora, adesso invece ci occupiamo, abbiamo 8 minuti, di Notte dei Saldi, perché sì. Ci sono delle modifiche per quanto riguarda il percorso di alcuni autobus, e invece c'è anche un servizio di park and bus. Esatto. Che credo sia, non è nemmeno la prima volta che c'è. No, non è la prima volta. Allora, intanto, sabato 7 luglio c'è la Notte dei Saldi, che è l'evento che, insomma,
ormai apprezzato da qualche anno a Trieste, e che è l'evento che segna l'inizio, che dà inizio agli sconti di fine stagione. Molte vie del centro, a partire da una certa ora del pomeriggio, del tardo pomeriggio, verranno chiuse al traffico. Ah, quindi devo stare attento perché sabato ho il turno, quindi di solito sono libero di sabato, quindi adesso presto particolare attenzione. Verranno chiuse al traffico, infatti, e quindi conseguentemente tutte le linee autobus che percorrono il centro città saranno deviate o avranno percorsi limitati. Sono una quindicina le linee interessate, si va dalla 4, la 5, la 10, la 11, la 17, la 24, quindi sono un po' tutte le linee che transitano nel centro città. Tutti i dettagli naturalmente sono sul sito di Trieste Trasporti, sono disponibili anche per chi ha l'app di Trieste Trasporti nelle news, disponibili sull'app, sono disponibili naturalmente attraverso Twitter e sono disponibili anche, e qua voglio chiudere una parentesi, sono disponibili anche sul canale Telegram del Comune di Trieste, che è uno dei canali, devo dire, che sta crescendo tantissimo, che Trieste Trasporti cogestisce insieme al Comune di Trieste e la Polizia Municipale, ed è un canale assolutamente che sta crescendo veramente tanto. È utilissimo anche per noi, per dire la verità, per il nostro lavoro, soprattutto in casi, appunto. Cos'era, credo, di recente c'è stata, non una nevica, forse un inizio di nevicata, non mi ricordo francamente, però sì, eravamo informati costantemente sull'evolversi della situazione, proprio leggendo. E devo dire che la collaborazione con il Comune, ovviamente, no? Sono nostri proprietari indiretti, no? Sono soci di maggioranza per la rete di trasporti. L'ex municipalizzata, infatti, è una collaborazione che funziona molto molto bene. E tutto sommato non sarebbe male se attraverso un unico canale, che è quello del Comune di Trieste, e semplicemente su Telegram Comune Trieste, è molto facile da scaricare l'applicazione, no? Ci si iscrive al canale gratuitamente, naturalmente è molto facile iscriversi, il canale appunto è chiocciola Comune Trieste, e non sarebbe tutto sommato male se anche le altre pubbliche amministrazioni trovassero un modo per dare informazioni di servizi di pubblica utilità attraverso un unico canale. No? Da dove invece il servizio di Park and Bus? Il servizio di Park and Bus invece consente di raggiungere il centro città, che, attenzione, no, appunto abbiamo visto che sono molte vie chiuse, quindi i parcheggi saranno difficilmente raggiungibili, per alleggerire il flusso veicolare insieme con il Comune di Trieste, anche in questo caso e con Esatto, e da qualche mese che in occasione dei grandi eventi organizziamo questo servizio, che sostanzialmente è molto semplice, consiste fondamentalmente nella possibilità di parcheggiare le automobili in 5 aree destinate dedicata all'iniziativa in semiperiferia e di raggiungere il centro città in autobus senza pagare il biglietto. Succede fondamentalmente, i parcheggi sono quello di Via Flavia, Piazzale Cagni fondamentalmente, Quadrivio di Opicina, Lato Banne, Barcola, Piazzale 11 Settembre, Sant'Andrea, Via Carli, normalmente è a pagamento ma in questo caso è gratuito, e Chiarbola. Sostanzialmente sono questi 5 parcheggi, a parte Via Carli sono tutti liberi, però in questo caso sono presidiate, quindi ci sarà una persona, ci sarà personale sul posto. Chi parcheggia in aree presidiate, recintate, dedicate solo all'evento, riceve un biglietto, e con quel biglietto può viaggiare su tutte le linee che collegano il centro città con i parcheggi. Ah, quindi non è una navetta? Non è una navetta. Ah, ho capito, ho capito. Un biglietto che consente di viaggiare fino alla mezzanotte su tutte le linee di trasporti che collegano il centro città con quei parcheggi, quindi sia in andata e sia in ritorno. Ho capito. Beh, è una piccola iniziativa, ma l'investimento, per carità, non è neanche così limitato, per carità, perché comunque c'è personale da tenere sul posto. Sì. Però viene incontro a delle esigenze. Però appunto, no, è in qualche modo un invito perché è un'espressione che uso spesso, a muoversi bene, no? Sì. Si parla tanto di mobilità sostenibile, che naturalmente è un'espressione che significa tante cose, perché mobilità sostenibile è sono le biciclette, è intermodalità, ma anche questo, è intermodalità, è car sharing, è bike sharing, è carpooling, insomma tutte forme di mobilità insomma meno inquinanti, meno impattanti sull'ambiente. Naturalmente anche questo nel suo piccolo è una forma di alleggerimento dei flussi veicolari, dei flussi di mobilità. Una delle prossime volte suggerisco io
un argomento, perché forse su questo poco si sa, potrebbe essere un brevissimo approfondimento sui servizi, sulle linee notturne, che forse magari sfuggono alla potrebbe essere un... Ne parliamo la prossima volta. Vediamo se ne parlo io, magari ti mando l'ingegner Gerin che insomma... Fra l'altro, noi facciamo anche il nostro lavoro di giornalisti quando riusciamo, potrebbe esserci, non lo dico perché non sarebbe corretto, ma comunque se guardate questa sera il nostro telegiornale, potrebbe anche essere che in tempi relativamente brevi Trieste Trasporti venga incontro ad una esigenza che è stata sottolineata dai nostri telespettatori in questi giorni, soprattutto durante Sveglia Trieste. Dico questo, tu non hai capito niente. No, io penso che tu ti riferisca alla strada costiera. Alla strada costiera, sì. Non c'è questa possibilità, è ancora in fase di studio, eccetera. In fase di studio, questa mattina c'è stato un incontro tra il presidente, l'amministratore delegato di Trieste Trasporti e il vice sindaco Polidori. Si sta studiando una soluzione. Attenzione, i nostri autobus non possono viaggiare sulla strada costiera, quindi stiamo pensando a una soluzione. C'è anche un problema di segnaletica orizzontale, perché un autobus che dovesse sostare, fermare, far scendere o salire persone in costiera, non ci sono fermate, non ci sono strisce pedonali. Abbiamo immaginato un percorso per risolvere alcuni problemi in tempi rapidi, vediamo, speriamo di riuscirci. La stagione ormai è anche già avanzata, ma insomma contiamo di farcela, di venire incontro alle esigenze della città. Grazie Michele Scozzai, buon lavoro. Trieste Trasporti in contatto torna giovedì prossimo. Adesso vado a prepararmi per il telegiornale della sera. Staremo insieme a partire dalle 19:30. Ricordatevi che poi stasera c'è Ring. Grazie e buonasera. Dopodito.